è così piena di chiese e campanili che i suoi abitanti sono conosciuti nel mondo con l'appellativo di Sona Campane. Per il nostro weekend siamo a Lecce, una città barocca da scoprire con il naso all'insù. Il modo migliore per cominciare la giornata a Lecce è quella di comprare il pasticciotto, una barchetta di pasta frolla con dentro la crema da consumare rigorosamente caldo. In la terra son tu li donne belle, in la terra son tu li donne belle, e di lu paradiso son li santi. Buongiorno, ho mangiato, ho assaggiato il pasticciotto, adesso voglio di qualcosa di salato, che posso... Salare. Una bella puccia o un bel pizzo. Come mai si chiama pizzo? Cos'è? Pizzo prende il nome praticamente dal pane, una volta il contadino preparava il pane per i suoi, diciamo, proprietari, veniva tagliato praticamente il pane e tutti questi rintagli che avanzavano venivano rimpastati con olive, cipolle e pomodoro e poi infornati, tutti fatti al forno di pietra, sempre con la farina di grano, che è la farina proprio tipica leccese antica, a lievito naturale. Un pizzo, grazie. Un pizzo, glielo faccio subito. Grazie, arrivederci. Eccolo qua. Il pizzo che mi hanno consigliato che va spezzato, così si riescono a vedere le olive con i semi. A questo punto sono pronta per visitare la città. Comincio proprio dal simbolo del barocco leccese, la Basilica di Santa Croce, costruita tra il 1549 e la fine del 1600. Maestosa, elegante, è il trionfo del barocco. Spicca il rosone, incorniciato da un susseguirsi di cherubini alati, bacche, uve e melograni, che rappresentano l'allegoria delle stagioni e dunque della vita. Accanto c'è il Palazzo dei Celestini, oggi sede dell'amministrazione provinciale, un esempio di barocco sobrio, alquanto raro da vedere nella Lecce seicentesca. Ora mi sposto non lontano da qui. Ho appuntamento con Antonio Cassiano, direttore del Museo Provinciale di Lecce. Lui mi farà da cicerone e mi racconterà meglio il barocco leccese. Antonio. Ciao cara. Ciao, come piacere. Va? Tutto bene, grazie. A posto. Come mai ci siamo dati appuntamento proprio qua, davanti a Porta Rudie? Abbiamo scelto la porta che più graziosamente ci introduce nella città rispetto alla magniloquenza della Porta Napoli e alla tarda età della Porta San Biagio, alle tre porte che sopravvivono della cinta muraria. Si racconta su questa facciata un po' la mitologia che riguarda Lecce, quindi i mitici fondatori come Malennio e gli altri personaggi dell'età messapica, che però vengono sorvegliati, per così dire, al vertice dai santi protettori della città. Lecce è principalmente una città barocca, però qui si parla di barocco leccese. In che cosa si differenzia? Il barocco leccese è un barocco che si stratifica su un impianto ancora medievale della città che non viene rimesso in discussione, cioè non si creano delle grandi scenografie come a Roma ma anche a Napoli, ma si punta esclusivamente sulla grande decorazione delle facciate e sugli interni delle chiese un po' disarticolate che si arricchiscono soprattutto di altari. Antonio, questa che chiesa è? Questa è una delle più fastose chiese barocche della città, la chiesa dei Domenicani con annesso il convento che oggi è sede dell'Accademia. Invece dove andiamo adesso?
Allora andiamo in Piazza Duomo, perché di qui vediamo qui il campanile che ci richiama direttamente in questo spazio più articolato. Andiamo. Prima di arrivare al Duomo c'è questa chiesa. Sì. Questa è la chiesa di Santa Teresa con annesso il convento dei Teresiani, è una delle tante chiese e conventi che hanno finito col dare a Lecce l'immagine appunto della città chiesa, come i viaggiatori la chiamano nel Settecento. Da qui si accede nella piazza del Duomo, però al vertice vedi i padri della chiesa sorvegliano, perché si entra in uno spazio che un tempo era uno spazio chiuso da un portone. Che meraviglia questa piazza, cosa c'era qua un tempo? C'è una forte unità stilistica di una piazza che vediamo stratificata nel corso di 100 anni circa, un po' più, e che sono gli anni dello sviluppo dell'architettura barocca. Qui prima c'era la chiesa medievale, la cattedrale medievale, che viene abbattuta insieme a tutte quante le altre pertinenze, rasa al suolo proprio, e ricostruita a partire dal 1656 in chiave barocca. Il campanile è stato costruito subito dopo la conclusione della chiesa, con leggende costruttive. Campanile, l'abbiamo nominato. L'abbiamo suonano nominato le e sentiamo le campane, giusto, quindi è in sintonia con il nostro discorso. Alle spalle invece il seminario, che viene costruito nel Settecento e rappresenta la seconda immagine del barocco leccese. Oggi non è più il seminario, è sede del Museo Diocesano ed è famoso perché all'interno il pozzo che è al centro della, c'è un cortile? Del cortile è considerato un pezzo di scultura che definisce l'immagine del barocco leccese. Continuo il mio giro della città, destinazione Piazza Sant'Oronzo, ovvero il Salotto Elegante di Lecce. Spicca la statua in onore del santo, l'anfiteatro romano, costruito nel secondo secolo d.C., e il Palazzo del Sedile, prima sede del municipio, oggi luogo dove si svolgono mostre d'arte ed esposizioni. Proprio sulla piazza c'è il bar storico dei leccesi, il Caffè Alvino. Fin dai primi del Novecento il suo fondatore, Don Pippi Alvino, sfornava dolci che diffondevano nell'aria un profumo inebriante. Ancora oggi è il regno dei golosi. Qui è possibile trovare i dolci tradizionali come il pasticciotto o sfizi salati come il rustico leccese, due dischi di pasta sfoglia con dentro pomodoro, besciamella, noce moscata e pepe. Oppure il polletto, una pasta sfoglia ripiena di piselli e pollo sfilettato. Ora alla guida c'è Antonio Catamo che mi racconterà golosità tradizionali e dolci innovativi. Questo dolce qui accanto al pasticciotto cos'è? Questo dolce bianco è glassato con dello zucchero fondente e farcito all'interno con delle montagne di pan di Spagna assemblate tra di loro e della crema pasticciata. E questo, questo piatto qui davanti? Questi sono dei dolci nuovi, dolci moderni, fatti a base dei semifreddi, sono delle mousse, delle creme, delle panne cotte con del cioccolato e della gelatina, per creare e dare quella morbidezza, sofficità del gusto. Molto bene, mi hanno raccontato del caffè in ghiaccio, ma cos'è? Il caffè in ghiaccio è veramente una bevanda che si beve maggiormente l'estate, è fatto di caffè espresso, dolcificante con lo zucchero e con dei cubetti, 7-8 cubetti di ghiaccio. Come dicevi tu, ghiaccio, caffè? Ghiaccio, caffè espresso, zuccherato con dello zucchero e poi va girato e bevuto. Io l'assaggio. Ma come no, ma certamente l'assaggiamo. Buono e fresco. Bello perdersi tra le viuzze di Lecce, tra palazzi e chiese realizzate con la pietra leccese. Un calcare tenero e compatto, dai colori caldi e dorati. Vado ad incontrare un artista, Antonio Miglietta, che mi mostrerà come avviene la sapiente lavorazione della pietra leccese. Ciao Antonio.
Ciao, buongiorno. Questo è il famoso slocco di pietra leccese. Sì. Che tipo di pietra è? La cosiddetta calcarenite del Miocene, sì. È un materiale che è formato da micro e macro fossili di origine marina che si sono sedimentati sul fondo marino e quindi poi si sono compattati nei milioni di anni e hanno appunto dato origine alla cosiddetta pietra leccese oppure calcarenite del Miocene. È una pietra, vedo, molto friabile, quindi è, è facile da lavorare. Sì, molto facile. E anche se io scelgo la varietà dura e dopo diciamo, la bagno continuamente con l'acqua, con un panno, quando finisco i lavori, per cui poi diventa abbastanza talmente tenera che si riesce appunto a lavorare in questo modo e ti dà la possibilità di entrare bene nei particolari con gli utensili giusti. Ma questa pietra dov'è possibile trovarla? Solamente qui a Lecce oppure ci sono delle cave nella zona? Diciamo che sta anche sotto i nostri piedi, però i maggiori bacini di estrazione sono fuori Lecce, iniziando da Cavallino, San Cesario, ad andare poi a quelli più conosciuti che si trovano a Cursi, Melpignano, Corigliano. Quanto tempo ci metti a finirla? Questa cos'è, un angioletto? Questo è un angioletto, diciamo, dipende un poco da come lo rifinirò. Mi piace anche questa superficie lavorata con questi attrezzi, diciamo, da sbozzatura, per cui potrebbe essere pure finita con poche altre ore di lavoro. Insomma, in un giorno e mezzo, due giorni si potrebbe anche considerare terminata. Se la si deve invece lavorare, diciamo, in maniera canonica, come la lavoravano i nostri scultori sulle facciate, ci vuole un poco di più. Per arricchirla dei particolari, diciamo i riccioli per esempio, guarda, vedi questo strumento che si chiama gradina, che è uno scalpello piano con dei denti, e ti permette per esempio di quasi quasi di pettinare già l'angelo, no? E creare quindi, come vedi, i riccioli. Ma non hai paura di sbagliare, ad esempio, tu? Fra me e la pietra c'è un particolare rapporto, diciamo che io cerco di non farle male e lei non fa male a me. C'è un rapporto reciproco tra te e la pietra. Sì, ci deve essere un rapporto di conoscenza e d'amore, direi. I tanti di Lecce hanno mantenuto da sempre vive le antiche tradizioni come la lavorazione della carta pesta. Gli ingredienti sono molto semplici, acqua, carta e farina, che però sapientemente lavorati danno vita a delle opere così belle. Adesso entriamo dentro e Mario Di Don Francesco ci racconterà come si lavora la carta pesta. Mario, la lavorazione della carta pesta comincia da qui, cos'è esattamente? Sì, comincia da un busto interno in paglia, paglia avvolta su un filo di ferro, con lo spago diamo una forma anatomica al tutto e da qui incomincia la nostra costruzione della statua. Poi viene messa su un piedistallo, giusto? Mettiamo su un piedistallo per stare comodi a lavorare. E successivamente applichiamo la testa e le mani e i piedi in terracotta, perché la statuetta, vedete, è piccolina. Mi fai vedere come si applica? Sì, questa è la carta straccia priva di cellulosa che noi bagniamo con questa colla. Mm-hmm. Questa colla. È una colla a base di? È solo farina e acqua e del solfato di rame. Ok. Noi bagniamo la superficie della carta con questa Perfetto. Colla e la adagiamo sul busto che abbiamo creato prima. Ma da quale parte si comincia? Ad esempio dalle braccia, le gambe, da come... Beh, essendo un vestito che stiamo costruendo, in genere si comincia dalla parte interna, per cui in questo caso, essendo una statua di uno con un abbigliamento ebraico, antico, si comincia dalla parte interna. Cioè... Cosa rappresenta questa statua? Questo sarà un San Giuseppe. Ma l'origine della carta pesta a Lecce quando risale?
Abbiamo notizie nell'eccese già del 600, però la carta questa di per sé, le notizie vere sono già dal 400, insomma, nella Firenze dei Medici. E per la maggior parte venivano realizzate opere sacre, come vedo adesso, oppure non so? No, qui nacque per esigenze scenografiche. In pratica si costruivano le macchine effimere, erano dette. Quando c'era l'ingresso in città dell'imperatore, ad esempio, gli archi trionfali si costruivano in cartapesta, tipo il Cinecittà, tutto l'apparato così decorativo della città veniva realizzato con questo materiale effimero, che poi dopo i festeggiamenti veniva distrutto, ed era anche poco costoso, da cui la richiesta di costruirlo in questo modo. Successivamente comunque si è affinata la lavorazione e si sono create le statue per gli altari, per la devozione popolare, per cui tutti i nostri altari sono pieni di statue in cartapesta. Qui abbiamo visto per ora la paglia, quindi la struttura sotto, poi viene messa la cartapesta sopra per formare, sì, il vestito. Dopodiché, esatto, che cosa succede? Dopodiché, una volta essiccata al sole, qua nel Salento il sole abbonda, il giorno successivo possiamo già fuocheggiare l'opera, fuocheggiare con dei piccoli ferretti arroventati. Noi levighiamo la superficie perché ci serve molto levigata. Successivamente questa superficie sarà gessata varie volte, faremo una preparazione a gesso e colla come si faceva già nel 400 per la preparazione delle tavole, la stessa cosa. Successivamente viene levigata e dipinta, la fase finale è sempre quella pittorica. Il nostro weekend a Lecce sta per finire, la città di notte si veste a festa, uno spettacolo affascinante, soprattutto quando le luci si accendono e donano agli edifici e alle piazze un'aria magica e romantica. Lecce è perfetta anche di notte, però a quest'ora all'insù guardiamo la luna.